celebrerà l'Eucaristia. Ecco, l'Arcivescovo è qui con noi, benvenuto Eccellenza, una celebrazione particolare, lo sapete, per via della coronavirus non è possibile celebrare le messe pubbliche, quindi questa sarà una celebrazione senza la partecipazione corale dei fedeli. Arcivescovo Mario, ci troviamo in questo luogo dove sono conservate le spoglie, le reliquie della Borromeo, San Carlo, che si ritrovò qui a Milano a fronteggiare un'altra emergenza ben più grave, la peste. Ora il coronavirus non è la peste, ma rischia di generare lo stesso tanta, troppa paura. La paura, come si sa, non è in proporzione del pericolo, ma è in proporzione della reazione, della suscettibilità, della fragilità emotiva di fronte all'enfasi mediatica. Quindi penso che la paura sia troppa perché molti sono troppo fragili oppure perché l'enfasi mediatica è troppo sconcertante. Non so poi se sia veramente così diffusa la paura, a me sembra che molta gente viva con una certa cautela, anche rispettando le indicazioni date dalle autorità competenti. Comunque, di fronte a una paura eccessiva, credo che i rimedi possano essere, da un lato, una informazione più sobria e più affidabile, dall'altro, un senso di solidarietà che anche a persone fragili esposte al rischio di una emotività troppo sensibile, possono sentire la solidarietà di tutti coloro che stanno intorno. Ecco, allora noi faremo tesoro della RAI, peraltro cerca sempre di dare le notizie con estrema cautela, prudenza, ma anche con veridicità. Allora, senta, lei è primate di Lombardia, cioè diciamo che è un po' il capo di tutti i preti della Lombardia. Le chiediamo un messaggio che vada oltre la comunità dei fedeli, che abbracci un po' tutti in questi giorni di ristrettezze. Credo che la caratteristica della gente di questa terra si può descrivere come la fiducia nella provvidenza, la ragionevolezza, il buon senso e l'operosità efficiente. A me sembra che il messaggio dovrebbe essere questo: siccome si è oscurata la fiducia nella provvidenza, siccome si è un po' confuso il buon senso, è rimasta un'operosità che è diventata un'agitazione un po' nevrotica. Quindi io credo il messaggio dovrebbe essere: recuperiamo la fiducia della provvidenza, la ragionevolezza, e così anche le nostre azioni avranno una capacità di efficienza, di far fronte ai problemi e di trovare le soluzioni. Grazie, la lasciamo andare a prepararsi, a prendere i paramenti, fra poco la celebrazione. Allora, dicevo, noi ci troviamo in questa cripta che scopriamo, è un luogo poco conosciuto, riservato alla preghiera dei canonici, scopriamolo con Paola Colombo. Il servizio. Del Duomo di Milano, un gioiello barocco progettato da Pellegrino Pellegrini, detto il Tibaldi, una cappella che custodisce le reliquie dei patroni Gervaso e Protaso, a pochi passi dallo scurolo di San Carlo con le spoglie del santo. Fu voluta da San Carlo Borromeo proprio al di sotto dell'altare maggiore come luogo in cui i canonici potessero trovarsi per l'ufficiatura, un'ufficiatura che potesse essere celebrata in maniera meno dispersiva da come è celebrata invece sul grande coro dell'altare maggiore. Cripta o coro iemale, invernale, si voleva un luogo più confortevole, con temperatura più mite rispetto alle grandi navate della cattedrale. Un luogo che vive ancora oggi. Ogni giorno i canonici del Duomo si ritrovano qui per le preghiere. Pianta circolare, 8 colonne di marmo, volte affrescate, decorate con stucchi. Uno splendido coro ligneo. Ed è allora significativo che qui, dove i canonici ogni giorno pregano per la diocesi e le sue esigenze, oggi l'arcivescovo, da questo luogo che è il cuore del Duomo, celebri in questo momento un po' di disorientamento anche spirituale della nostra città, celebri per l'intera città, anzi per l'intera diocesi. Ecco la
messa sta per cominciare, vi ricordo che qui non c'è la coralità dei fedeli perché appunto per l'ordinanza le messe pubbliche sono sospese. Presiederà la celebrazione liturgica l'arcivescovo Mario Del Pini, che sarà con i concelebranti, che saranno l'arciprete del Duomo di Milano Gian Antonio Borgonovo e il vicario di Milano Monsignor Carlo Azzimonti. Ecco, allora ci prepariamo anche noi a seguire questa celebrazione molto molto particolare. La prima è che si ricordi qui nel Duomo di Milano, ma in tutte le chiese, perché in questo momento in tutte le chiese stanno celebrando l'Eucaristia, si sta celebrando online attraverso le televisioni delle diocesi, le televisioni parrocchiali e degli oratori. Ecco, stiamo vedendo, arriva la processione suonata a campanella. La messa comincia. Santo, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, iniziamo io di conversione, ma disponiamo il nostro spirito nella fede, nel pentimento, perché alle nostre debolezze supplisca l'infinita misericordia del Signore. Forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica,
piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed Egli dirà eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Misericordioso e pietoso. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Apostolica ci illumini sulla via della vita. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito, e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora è il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Inopportuna, risuona una di quelle parole che possono mettere di malumore, come un intervento maldestro, come un richiamo che sconcerta, una parola inopportuna che mette a disagio, sembra venire da chi non comprende la situazione. E la parola inopportuna è quella di Paolo: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. È inopportuna questa parola, ma io non posso tacerla. Suona come maldestra o sconcertante, ma non possiamo rifiutarla. Questo inizio di Quaresima, così strano,
così senza messa, senza ceneri, senza prediche. Questo è il momento favorevole. Questo momento di allarme, di malumore, di strade quasi deserte, di attività rallentate proprio nella città che è frenetica, e questo è il momento favorevole. È una parola inopportuna, ma è stata proclamata e non possiamo lasciarla cadere come un seme che sia destinato a restare senza frutto. Dunque risuoni ancora, dunque illumini ancora questo nostro momento, chiami a conversione se è una parola che viene da Dio. E perciò vorrei giungere a tutti, vorrei farmi vicino ogni fratello, ogni sorella che ascolta, entrare in ogni casa, visitare ogni solitudine, guardare negli occhi ciascuno di coloro che vivono male questo momento. Vorrei accompagnarmi a tutti coloro che sono preoccupati, preoccupati per i loro cari, preoccupati per i loro programmi di studio e di vita, preoccupati per il loro lavoro, preoccupati per gli affari che sono sfumati. Ecco, vorrei ripetere a tutti questa parola inopportuna. Ecco ora il momento favorevole. Ecco ora il momento favorevole per cercare Dio. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Certo, non c'è niente che possa sostituire la partecipazione corale all'assemblea domenicale. La differenza tra la partecipazione alla messa in chiesa e seguire la messa in televisione è pressappoco come la differenza tra stare vicino a un fuoco che scalda, che illumina, che mette allegria, e invece guardare una fotografia del fuoco. È una cosa incomparabile. È una pena celebrare senza la gente, ma in questo momento in cui non è senza pericolo radunarsi in assemblea, è possibile dedicare lo stesso tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della parola di Dio, alla preghiera, e sono certo che lo Spirito di Dio ci aiuterà ad ascoltare l'appello di Paolo, ci incoraggerà alla conversione, ci darà ragioni per partecipare con intensità inedita alla prossima celebrazione eucaristica. Ecco, questo è il momento favorevole per cercare Dio e riconciliarsi con Lui. Ecco ora il momento favorevole per abitare il deserto e là esercitare la libertà, riconoscere l'insidia del tentatore e prendere posizione. È il momento favorevole per dire sì e per dire no. Chi vuoi adorare? Satana o Dio? Di che cosa vuoi sfamarti? Della sazietà che intontisce o della parola che illumina? Quale immagine vuoi costruirti? Quella che esibisce la vanità o quella che cerca la verità propria e altrui? Ecco, la tentazione costringe a un esercizio di libertà. Questo è il momento favorevole per essere liberi, dire sì al bene, no al male. Ecco il momento favorevole per esplorare le vie del digiuno gradito al Signore. Ecco il momento favorevole dunque per cercare la riconciliazione, per praticare il buon vicinato, per fare come dice Isaia, spezzare il pane con l'affamato, per farsi vicino a coloro da cui tutti si allontanano. Questo è il digiuno gradito a Dio, questo è il momento favorevole per questo digiuno che Dio gradisce. E ecco il momento favorevole per essere uniti nella lotta contro il male. L'allarme dei medici, le decisioni delle autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate di straordinaria efficacia nel lottare per contenere la diffusione di questo virus. E se noi fossimo tutti uniti,
con tutte le forze della scienza, dell'amministrazione pubblica, della pressione mediatica, per combattere la diffusione di ciò che rovina la vita di troppa gente. Quali risultati potremmo ottenere se noi fossimo così uniti per contrastare le dipendenze, la diffusione della droga, dell'alcol, del bullismo? Io credo che cambieremmo il volto di questa nostra società se noi fossimo così uniti contro ogni male, ogni ingiustizia, ogni cattiveria. Questo è il momento favorevole per essere uniti nella lotta contro ogni male. Ecco anche il momento favorevole per diventare saggi ed evitare lo sperpero. Se abbiamo tempo, perché sono interrotte o ridotte le attività ordinarie, noi possiamo evitare lo sperpero del tempo, possiamo usare il tempo per far del bene, per pregare, per studiare, per pensare, per dare una mano. Quella forma di solidarietà che tiene unita la società e che soccorre i più deboli. E se abbiamo parole, invece di parlare dell'unico argomento che in questi giorni ci è stato imposto, forse possiamo usare le nostre parole per dire parole buone, per dire parole intelligenti, per dire parole sagge e costruttive. Ecco, adesso il momento favorevole. Sostieni chi è chiamato a prendere decisioni per il bene comune e accendi la speranza nel cuore di ogni persona. Ti preghiamo. Converti, Padre, i nostri cuori. Perdona, oh Dio, le colpe dei tuoi servi, purifica il nostro cuore, perché possiamo cominciare con volonterosa letizia i giorni della penitenza quaresimale, e meritiamo di ottenere gli aiuti che ti chiediamo con fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore Gesù, prima di presentare il pan con il pane e il vino alla nostra stessa vita al Signore, perché si lasci trasformare dal suo amore, ci scambiamo un segno di pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Amen. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen.
cammino quaresimale siamo chiamati a riscoprire la fonte della nostra vita cristiana. Proclamiamo ora il simbolo degli Apostoli, sintesi della fede che ci è stata trasmessa il giorno del nostro battesimo. Tutti insieme innalziamo a te l'inno di lode.